direttamente con la Gallo Mobile. Spesso mamma rimasta, sei sul predellino con, la, con la, il vetro, col vetro sì. Antiproiettile. Oh, oh. Allora, signore e signori, ce l'abbiamo fatta, reduce da Acapulco, dalla tournée mondiale. Vieni, saliamo sopra insieme. Il primo, secondo e terzo, ma i premiati, ecco, si è portato via. Allora. Siamo proprio tutti smarriti. Grazie, grazie. Scusate del ritardo, ma sto vecchio, non sta più in piedi. Ad ogni modo, è questa la libreria? Sembra. Mamma mia, là ce lo sto fatto. Un grazie a tutti quelli che sono venuti qui, tagliamo pure il nastro o l'hanno già tagliato? Secondo me non c'è neanche il nastro, non vorrei, non l'ho visto io. C'è. Un grazie proprio a tutti, vedo anche l'editore Chinaschi qui, oh. Tutti quanti, il rappresentante del sindaco c'è. È venuto Bernini che ha fatto un discorso, ha detto di salutarti perché aveva da andare a picchiarsi a piedi. Ecco, ti vorrei abbracciare tutti perché questi sono piccoli tutti, un abbraccio a tutti. C'è anche Denei, puoi abbracciarlo? Ma Bernini c'è anche tu, siamo tutti. C'era Piero Parodi, mi ha dato al dentista anche lui. Mi dispiace, anch'io, vedi, con la bocca tutta impastata. Per il modo, grazie veramente. Vedi, questi sono Besana, Carlo Besana. Certo, è un tentativo di salvarsi da quello che ormai i nostri governi, i nostri partiti ci hanno ridotto. Io lo chiamerei ormai un genocidio economico, pur di salvare i capitali, i neoliberismi, le grandi finanze dove vanno a far pagare, e allora siamo veramente proprio schiacciati proprio da tutte le parti. In tutta Italia ormai avete visto gli scandali, continuano, corruzione. E i soldi via via, qui c'è un cantiere che non si sa, forse di Ilva Sal, non vi dico poi nel sociale. Guardate che è proprio un'uccisione del sociale. E noi non siamo stati, ci siamo persi. Vedo anche qui la Zanone, rappresentante delle ASL, c'era un'unione, c'era bisogno che qui, questo è il punto. Però anche parte di noi, tutto dal basso. Sì, siamo in una zona dove sessi col cantieri, altre fabbriche, da più di un secolo, due secoli che lottano i popoli e la popolazione, i lavoratori, i contadini dell'entroterra, un popolo per acquistare i propri diritti. E qui è nato l'idea dei ragazzi, nasce una cultura, ma una cultura solidale. Allora abbiamo bisogno veramente di studiare. Vi dico tre verbi che dovete applaudire perché non sono i miei. Questo è un piccolo segno, mi auguro che nasca in tutti i quartieri, e vi grido a voi che siete in tanti qui, guarda, agitatevi, perché abbiamo bisogno dell'entusiasmo per acquistare i propri diritti, sempre più schiacciati. Quindi agitatevi, abbiamo bisogno dell'entusiasmo. Poi partecipate, ecco, guarda qui, perché abbiamo bisogno della vostra forza. E studiate, cioè l'intelligenza, perché qui questo capitale che da più di 100 anni è partito, e grazie agli economisti sempre più servi, dicono che il capitalismo è l'unica soluzione. Spinta innovativa, spinta creativa, benissimo, il mondo che è più di 2 miliardi alla fame, e adesso l'Europa diventa un paese di sottosviluppo per i lavoratori e le lavoratrici. Praticamente l'obiettivo dell'economia attuale è questa, che in Europa, parlo in Europa, un tempo gli economisti dicevano paesi in via di sviluppo, era il terzo mondo. Adesso gli economisti indiani, cinesi, brasiliani, quando scrivono dell'Europa, parlano, dice, l'Europa, cioè l'Occidente, anche l'America, gli Stati Uniti, Australia, tutto l'Occidente, dove nasce la civiltà cristiana anche. Dove l'obiettivo è che su 100 cittadini, anche qui sarà ovunque, solo uno ricco, come con l'impoverimento proporzionale degli altri 99. E mi sa che qui siamo tutti tra i 99, anche i soggetti smarriti. E allora, chi l'ha detto questa? Agitatevi. Vediamo un po' qualcuno se lo devo ricordare questo. Bravo, vedi, Antonio Gramsci, del 19,
e il titolo della rivista era Città Futura, e altro che Città Futura qui. Quindi lo parte dal basso, le società, come sono nate le società operaie. E allora questa cultura, ecco, uno compra un euro, mezzo euro, due euro, la libreria ormai qui è radicata grazie a dove è Cataldi, beh, è l'anima di tutto. Dove è Domenico? Benin si nasconde sempre, guardate che è barone, sei anche barone, vieni, è lui l'ideatore di tutto. Benin, hanno un applauso a Domenico. Benin, Domenico ha avuto questa idea. Purtroppo eravamo anche in Santa Caterina e i suoi fratelli volevano vendere tutto lì, allora meno male lui aveva già previsto. Quant'è che avevi preso questo? È dal 2003. Hai capito, ma cosa ti viene in mente di prendere anche... No, e guarda, adesso ripartiamo dalla periferia. Quindi un grande abbraccio veramente a tutti, proprio è quello l'unico mio grido, è un grido del 68, penso. Vi dico solo, mi sembra attuale. Io avevo 40 anni, anzi vi dico che io avevo 17 anni e un mese quando con la brigata partigiana, che poi il comandante era mio fratello, ho visto nascere la democrazia. Adesso che ne ho 84 e sono vecchio, devo vedere morire la democrazia. Ma andate ancora a vedere che cazzo è successo nel nostro consiglio comunale. Arriva un sindaco che ha un'onestà intellettuale e più chi lo combatte è quelli che dicono che sono di sinistra, ma che vadano a fanculo. Guarda, non c'è, ha ragione, è certo, non è che io, ma avessi aderito al Movimento 5 Stelle, Beppe mi faceva papa del Movimento. Lui era il come si dice, il guru, io il papa. Ma ho sempre immaginato una casa del popolo. Avevo ancora dato una mano a Bersani nell'ultima elezione. Ma che, dove possono tutti entrare quelli che vogliono le città più umane? Adesso mi rendo conto, se non ripartiamo tutti noi qui, trovare il modo, qualunque scelta, qualunque... Per noi vi dico, la situazione è attuale, e c'era del 68. Io avevo 40 anni, prete, avevo già il pass per tutte le università, che i quarantenni erano considerati matusa. Pensa cosa si è detto nel 68, mentre invece era il grande grido di tutti i giovani di tutto il mondo. Nella nazione più democratica del mondo viene assassinato Martin Luther King, premio Nobel del 64. Pensa ai poteri quando arriva. Qualche mese dopo viene assassinato Robert Kennedy, candidato alla Casa Bianca. Guarda, quando dicono il 68 non volevamo più studiare, volevamo solo scopare, c'era una libertà, proprio una svolta. I primi 250 studenti uccisi dagli scontri con la polizia, dove? A Londra, Parigi, Roma, Milano, Città del Messico, un'aspirazione immensa. E allora poi il maggio francese, ad ogni modo io sono a Milano alla statale, un'assemblea, il leader è Mario Capanna, noi siamo amici ancora adesso, mi sembra l'attuale situazione, ed è il grido che parte da questa piccola libreria, questo piccolo baluardo di difesa della democrazia, della difesa della democrazia, perché andate a vedere in un certo momento proprio lo stritolamento dei servizi sociali. Bisogna dire, noi in questo momento dobbiamo licenziare 10 operatori, mi dica che non arriva i soldi, anzi se dei soldi dovrebbero darci, non se li danno manco più, niente, allora che diritti, legalità. Quando stiamo al 68, assemblea, un'assemblea di studenti, tutto, alla statale di Milano, preparano un corteo, è la preparazione di un corteo, mozione d'ordine, si alza uno e dice Mario basta! Basta, facciamo il corteo, andiamo di nuovo a prendere delle botte. Dice, ma perché non vuoi fare? Ma qua. Mario dice, non è vero che il potere è forte. Siamo nella situazione attuale. I poteri sono fortissimi. Poteri economici, poteri massonici, poteri mafiosi. Ecco perché fanno la TAP. E dove li mettono questi soldi, tutti riciclati, i mafiosi? Tutti d'accordo, quindi facciamo la TAV, andiamo così, arriviamo a Parigi e prendiamo il caffè mezz'ora prima.
ora dico il caffè vengo a sesse, non c'ho bisogno. Beh, allora il terzo vale, guardate che si pigliano per il culo. Guardate che qui veramente ormai lo sento, io do il grido di un vecchio. Allora di nuovo tornando alla statale, Cappano dice non è vero che, sono, che è forte il potere sono fortissimi, poteri economici, poteri massonici, poteri della Chiesa, moralistici addirittura, Banca dello York, documenti, un terremoto in Vaticano, e anzi potremmo fare una firma stasera per liberare quel maggiordomo che è ancora prigioniero in Vaticano. Che l'unico responsabile sia il maggiordomo, quindi vedete tutti i poteri. E Mario si buttò per terra, c'era una pedana, e da terra dice ma sono fortissimi, ma non sarà perché tutti noi siamo in ginocchio, cioè strisciamo da anni, abbiamo lasciato andare, ci siamo lasciati imberlusconire un po' tutti. No, bellinismo fa rima con Berlusconi, quindi a un certo momento arriva avanti e adesso ci troviamo veramente con una mano alla mano. E allora Cappano, e lo stesso grido lo dico a voi, ringraziando tutti, gridò alzandosi con uno scatto atletico, ragazzi, dice, ragazzi, compagni e compagni, sulla testa, ecco, questo sia un piccolo, nasca, cooperativa, incontriamoci. Vediamoci, perché qui se non parte di nuovo dal basso, guardate che veramente sarà sempre veramente bello. Grazie a tutti, brindate, ci avrete, grazie, un amore, eccetera. Se volete vi do anche la benedizione. E alla fine guardate, con la speranza che tanti hanno tradito, ve lo deve dire un prete che solo col Vangelo va incontro, e dov'è? Vede dove c'è speranza, e io ho ancora speranza in questo. Quindi vi saluto a tutti la speranza, certo, il traditore di quello che era un socialismo democratico, o barbario socialismo veramente. E cioè, pensa quanti tradimenti nella Chiesa in nome di Gesù. Addirittura avevamo il rogo, tu vestita così andavi al rogo e mi fai vedere le tette, andavi al rogo, tu non ti fa, tu bionda così, guardi, è una strega, le streghe, quindi fuori tu la te, grazie di tutto di nuovo, grazie di tutto. Soggetti, Andrea, c'è da tagliare il nastro, che c'era, quindi poi guarda che bello, rosso e blu, guarda un po' che casualità che c'era, casuale però questa cosa. Tagliamo il nastro tutti con noi. Andiamo Andrea. Giancarlo, sei forte. Oh ciao. Pronti Tutti d'accordo? Sì. Sì. Un brindisi alla russa. Allora aspetta. Facciamo un brindisi. Me l'hanno insegnato per il bicchiere. Ma fuoco! Ma fatti conto! Andrea, siamo a Sestri, mica a Monte Carlo, anche se a vuoto è uguale. Lo faccio una volta io, poi tutti insieme. Si devono sentire a Tursi, in regione. E tu non parliamo a Roma perché vengono a un certo momento. Attenzione, fa così. Gibio, una volta io, concentrati, silenzio, attenzione, Gibio, dai, concentrati, Gibio. Ecco, pronti, via!